Questo è il primo di una serie di incontri che cercheranno di avvicinarvi un po' al discorso del pensiero razionale, perché ne abbiamo bisogno, a che cosa ci serve, cosa ci possiamo fare, e vediamo poi magari anche negli ultimi incontri vedremo di arrivare a qualche applicazione anche sulla preparazione dei test tipo per ingegneria, per medicina o per qualunque altra cosa che vogliate preparare. Allora, partiamo da, diciamo, concetto base: che ci serve la logica. Perché ci serve questa logica? Che cos'è la logica? La logica può essere definita come la scienza che valuta le argomentazioni. Già questa parola è spiegata, sfortunata, perché argument in inglese, argomentazione, è una parola poco usata. Che cos'è un'argomentazione? Sapreste definirci? Quindi vedete che è un po', diciamo, però poi lo diremo. Le argomentazioni sono il nostro tentativo di far, diciamo, di ragionare mediante il linguaggio, chiamiamola così. Tutti noi incontriamo delle argomentazioni nella nostra esperienza quotidiana, le leggiamo nei libri, nei giornali, sul web, le ascoltiamo alla televisione, quando parliamo con i nostri amici, colleghi, studenti che fanno il nostro stesso corso, argomentiamo per cercare di avere ragione. Lo scopo della logica è quello di costruire un sistema di metodi e principi che possiamo usare come criteri per valutare le argomentazioni degli altri e come guida nella costruzione delle nostre argomentazioni, delle proprie argomentazioni. Il problema di questa definizione non è quello che c'è, è quello che non c'è. Chiaro? Perché che cos'è che non c'è? Se noi intuitivamente pensiamo che la logica ci aiuterà a distinguere, a discernere argomentazioni buone, tra virgolette, poi vediamo che significa, da quelle cattive, velocizzando il processo decisionale, ora devo prendere una decisione, questo ragionamento è giusto, questo ragionamento è sbagliato, ah, qui sta perfetto, vado avanti, allora ci sbagliamo, ma proprio di tanto. Le ragioni sono sostanzialmente due, poi ce ne possono essere altre, ma queste qua sono evidenti. Innanzitutto la logica non può distinguere, diciamo, argomentazioni buone da argomentazioni cattive, ma solo argomentazioni valide da argomentazioni errate, e questa è una cosa diversa, poi ci torniamo. Però la seconda, secondo me, è ancora più importante a questo livello, perché in qualunque processo decisionale, cioè volete comprare un'auto, volete comprare il nuovo telefonino, volete decidere se rompere un'amicizia, volete decidere se chiamare una certa persona al telefono, se però vi mettete a fare una valutazione delle argomentazioni a favore o contro una certa decisione, tutto questo processo, diciamo, questa valutazione rallenterà la decisione, e in alcuni casi questo sarà positivo, cioè ho fatto bene a pensarci bene, a valutare tutto, i pro e i contro, e quindi, ma in altri casi il treno passa, noi stiamo a pensare a quello che dobbiamo fare, il treno è passato, buonanotte. Quindi, diciamo, non è, la logica non è un qualcosa che nasce in maniera spontanea nel discorso evolutivo, poi lo rivediamo. Poi c'è quest'altro motivo fondamentale, che l'essere umano proprio non è predisposto ad agire in maniera razionale. No, assolutamente no. Non è fatto per agire in maniera razionale. It's not hardwired, direbbero gli inglesi, non è costituito, cioè proprio l'hardware che abbiamo non ci porta ad agire in maniera razionale, in modo naturale. Quindi noi, per agire in maniera logica, in maniera logica, dobbiamo forzare la nostra natura. Allora, per esempio, l'essere umano risponde alle emozioni. Questo c'è di più bello di una bella famiglia di orsi polari. Orso grande che cuccia l'occhio, no? Per esempio per protestare contro il cambiamento climatico, per esempio per dire quando sono belli gli orsi polari, diciamo, le belle conciocche, bianche bianche, eccetera. Ecco, l'orso polare però dopo si ciba di foche, e quindi
che sono più carine degli orsi polari. Che magari sono più carine, quindi magari qualcuno diciamo cambia idea, oppure che ne so, qualcuno no, Dio, Dio. Però è naturale, l'uno e l'altro. È naturale il fatto che l'orso polare abbia sia bello bianco bianco, abbia le belle panciotte, è naturale che si debba cibare di fuori, perché deve mangiare. La natura non è fatta per essere, diciamo, ha i suoi modi per cercare di, diciamo, tutti i cuccioli, no? Si fanno per il bene dei genitori perché hanno una certa forma della faccia o del naso. L'essere umano è un animale sociale. Se queste ragazze sono in compagnia, stanno bevendo, non è che gli altri bevono e tu non bevi, che fai? Va bene, no? Non si può, mi sembra giusto. Però magari uno ha poi un problema serio di salute e poi dopo quella bevuta se la ricorda per tanto tempo, quindi non è che, diciamo, viene gratis. Però è un animale sociale, quindi tende a fare chi non beve in compagnia con l'altro una spiazza, c'è poco da fare. Ok. L'essere umano si comporta per imitazione, anzi, vabbè, quello non si capisce chi ha fatto la linguaccia per primo, l'altro restituisce la linguaccia, ma anzi l'imitazione è un meccanismo funzionale. Cioè il bambino impara dalla madre per imitazione, il bambino comincia a vocalizzare appresso alla madre, sente quello che dice la madre e comincia a fare me me me, i vocalizzi, diciamo, che a ripetere i suoni che fa la madre. E non è un caso che si dice lingua madre, no? La nostra lingua madre è l'italiano, perché noi abbiamo sentito parlare nostra madre in italiano quando eravamo piccoli. Diciamo, i miei figli hanno due lingue, perché la mamma è russa e io ho parlato sempre russo, e quindi la loro lingua madre è anche il russo, o forse più il russo che l'italiano. Quindi perché allora ci sono questi meccanismi? Allora, o la natura è scema, o se no questi meccanismi hanno una validità, ce l'hanno, e questi meccanismi non hanno nulla pertinente alla logica direttamente, perché l'imitazione, una delle cose che vi hanno sempre insegnato dalle elementari, dice che se quello da, se, diciamo, io ho fatto quell'altro, che quello se si butta a pozzo, che ti butti a pozzo pure tu, è l'esempio che si fa, l'hanno fatto un maestro, un professore l'ha fatto sempre, me lo assicuro che l'ha fatto tra elementari e medie e superiori. Quindi l'imitazione dice no, tu devi valutare quello che fa l'altro. Poi il fatto di diciamo essere il comportamento del branco, no? Poi viene stigmatizzato quando stanno alla partita, sono 50.000 persone, cominciano a fare i cori razzisti, viene giustamente stigmatizzato, però magari quello uno inizia e gli altri vanno appresso, oppure quando ci sono altri comportamenti più gravi si dice il branco, ma il branco non è che è il branco, cioè c'è uno che va avanti e poi gli altri vanno appresso, quindi bisogna stare un attimo attenti. Perché la natura ci dà questi meccanismi? Perché questi meccanismi non sono logici? Cosa possiamo fare per migliorarli? Dal punto di vista evolutivo, talvolta la velocità è più importante della logica. Cioè il leone, la leonessa, la zebra, non è che sta a fare un trattato logico sul fatto se ci coalizziamo possiamo sconfiggere la leonessa, oppure qual è la strategia migliore per scappare alla leonessa. La zebra ha un solo obiettivo: non essere la zebra più lenta. A lei non interessa essere più veloce della leonessa, deve semplicemente non essere la zebra più lenta del gruppo. Questo qua, ok? E lei avrà salvato i propri geni e quindi potrà riprodursi. Allora, il problema, da dove nasce dunque la necessità per l'uomo del pensiero razionale? Adesso cerchiamo di dare degli esempi invece da cui sorga la necessità di dover ragionare. Ma prima è molto semplice. Questa è una domanda famosa che circola su internet da parecchi anni, perché l'hanno data a un test di ammissione ad Harvard. La domanda recita come segue: se una mazza da baseball più una palla costa $1.10
e la mazza costa $1 in più della palla, quanto costa la palla? 5. Ecco, però non tutti rispondono 5. Il 48% delle persone risponde 10 centesimi, almeno il 48% di quelli che hanno tentato la missione ad Arquat ha risposto 10 centesimi. Io stesso ho fatto la prova, lui ha parlato, ma ha rovinato il gioco, insomma, perché qualcuno, adesso sotto i baffi, vorrete, mi sono salvato perché stavo per dire 10, però qualcuno ci stava, non lo preoccupate. Allora, 5, perché 5? Perché questo tra l'altro è una cosa molto facile da... esercizio molto facile da risolvere, perché si può risolvere facendo una, scrivendo l'equazione, ma si può risolvere in un altro modo molto più semplice. Mettiamo che io metta 1 euro e 10 centesimi, allora la differenza non è 1 euro, è 90 centesimi. Allora cosa devo fare? Devo alzare 1 euro, devo diminuire, alzare il costo della palla e della mazza e diminuire il costo della palla mantenendo la somma uguale. A quel punto arrivo 1 euro e 5 e 5 viene subito, cioè non può essere 1 euro e 10 e 0, e mi rendo subito conto di aver trovato il valore giusto, no? Più ho, allora, avete capito questo ragionamento? Allora, io parto da una, due cifre messe a caso, so che la somma deve fare 1,10 euro, per esempio 90 centesimi e 20 centesimi, la differenza quant'è? 70, la differenza deve essere 4, 1 euro, allora devo togliere soldi al costo della palla e aumentare e spostarli sul costo della mazza. Allora, no, 90-20 non va bene, 1 euro e 10 centesimi non va bene, la differenza fa 90 centesimi, 1 euro e 5 e 5 va bene, perché la differenza fa 1 euro. Se metto 1 euro e 10 e 0, la differenza fa 1 euro e 10 ed è troppo. Quindi posso, spostando una parte del costo dalla parte dalla palla alla mazza o viceversa, posso aggiustare la differenza in maniera tale che faccia 1 euro. Se è troppa la riduco, se è di meno l'aumento. È semplice, dopo due o tre tentativi trovo la combinazione giusta che mi dà la differenza di 1 euro. Guardate che questa è una scorciatoia che per esempio nei test, in molti test sia di ingegneria che di medicina, è molto efficace. In tutti i casi il matematico direbbe in cui la soluzione è una, diciamo, data da una funzione monotona. Quindi se io, diciamo, voi dovete aggiustare, sapete che il valore di una certa funzione fa 5, di f di x fa 5, andate trovando x e sapete che la funzione sale, se f di 0 è minore di 5 aumentate x, se f di x con 0 è minore di 5 aumentate x con 0, se f di x con 0 è maggiore di 5 lo diminuite, fino a che aggiustate, fino a che non trovate il valore giusto. Chiaro? E qui nasce l'esigenza del ragionamento, perché qua ci devi ragionare, c'è poco da fare, non puoi appunto risolverlo per l'intuito, anche perché l'intuito in questo caso, almeno per molte persone, ci conduce alla soluzione sbagliata. Allora, questo è un altro esempio, vediamo un po' il video. Non c'è l'audio, ma lo si capisce qua, è importante il video. Vedete il cane, c'è il bastone in bocca e non riesce a uscire. Però ce ne sono decine, ci sono decine di questi video su YouTube, eh? Che il cane si incastra, ne ho scelto uno che alla fine il cane ce la fa. Quindi almeno sto cane poi viene stimolato un po' dai padroni, poi alla fine va, prende il bastoncino, lo recupera, lo mette dei tagli, non ce la fa. Quindi certe volte, allora, quando è che la logica ci aiuta? Non quando dobbiamo risolvere un problema velocemente. Quando dobbiamo risolvere un problema velocemente, probabilmente non abbiamo tempo per andare per una via molto sofisticata dal punto di vista logico. Però ci sono dei problemi che noi ce l'abbiamo sempre là, che dobbiamo risolvere prima o poi. E se facciamo come il cane che sbatte sempre allo stesso modo e non lo risolve mai, diceva qualcuno, diciamo, la definizione di pazzia è fare sempre le stesse cose e sperare in risultati diversi. Se tu fai sempre la stessa cosa otterrai sempre gli stessi risultati, cioè non è che è difficile da capire questo. Ok, ecco un altro esempio.
prendete questa figura qua. Questa figura qua ha delle sporgenze. Ora, quali sono quelle, diciamo, sporgenze che vengono verso di voi e quali sono gli incavi? Le sporgenze... Quanti sono gli incavi? 3. E quelle che vengono verso di voi? 5. Adesso prendete la figura, la prendiamo la figura e la giriamo di 180 gradi. Quante sono le sporgenze che vengono verso di voi? 3. No, quelle che vengono verso di voi. A destra. 3. E quelle che invece sono gli incavi? 5. È la stessa figura. È stato semplicemente, è stato preso il foglio e girato di 180 gradi. Perché? Qual è la spiegazione di questo fatto? Perché dipende dall'ombra come sta di voi. E perché? La figura è la stessa, perché allora se la figura è la stessa vuol dire che il cervello la interpreta in maniera diversa. Come sta ragionando il cervello? Che il sole sta sopra. Esatto, che la luce viene da sopra. Allora, se la luce viene da sopra, la parte, vedete, la parte illuminata qui vuol dire che questo è un incavo, perché la parte illuminata sta sotto. Se invece è una sporgenza, la parte illuminata sta sopra. Ovviamente, quando io giro la figura, quelle che sembravano la parte, diciamo, illuminata passa da sopra a sotto, quindi quella che sembrava un incavo diventa una sporgenza e viceversa. Ma ragioniamo sulla base dell'assunzione, cioè dell'ipotesi, che la luce arrivi da sopra. Se invece la luce arriva da sotto è tutto il contrario. È chiaro? Allora, la logica serve per affinare questo tipo di meccanismi, per andare a investigare se le ipotesi sono corrette, se il ragionamento è corretto. Questo tipo di cose. Qui serve il pensiero razionale. Ecco, vediamo un altro video. Questo l'ho preso da YouTube, diciamo, non è mio, di un professore giapponese, si chiama Sugihara. Vedete? Lui ha fatto questa costruzione con questa di plastica. Quello è uno specchio, non è che chissà che cosa. La mette di fronte allo specchio, sono tondi o sono quadrati? A sezione tonda o a sezione quadrata? Il bello è che non è che c'è solo questo, adesso lui farà vedere, addirittura questa sembra che si riflette nello specchio come se ci fosse un'intersezione tra le circonferenze. Questo è, allora, qua non ho il tempo di farvene vedere tanti, però se voi andate e cercate su Sugihara, così scritto come c'è nel video, su YouTube ne trovate tanti di video, perché questo è uno maniaco con le illusioni ottiche e sono, questa qua è impressionante. Ovviamente la soluzione c'è. Qual è la soluzione? La soluzione è che se si va ad esaminare, per esempio nel primo caso, quel, diciamo, cilindro che sembra a sezione quadrato, a sezione tonda, in realtà ha una sezione, diciamo, il bordo sale e scende in maniera tale che da una certa prospettiva sembri tondo e dall'altra prospettiva sembri quadrato, e quindi inganna l'occhio. Però dice, se non ci possiamo fidare manco più di quello che vediamo, però i nostri sensi non sono fatti per darci una rappresentazione non ambigua della realtà tridimensionale. La realtà è tridimensionale, però i nostri sensi sono fatti per darci una rappresentazione in tempo reale. Il cervello, poi il cervello elabora in base all'esperienza. L'esperienza di genere dice sempre quello, ma ci sono le eccezioni. Quindi bisogna, diciamo, la logica serve in questi casi, quando il gioco diventa duro. Quindi le cose non sono quelle che sembrano. Altro esempio. I tombini. Che cosa c'hanno di interessante i tombini? Beh, tra questo tombino e questo tombino c'è una differenza. Qual è la differenza? Il quadrato. Uno è quadrato, vabbè, c'è quella leggera piegatura per dare l'inclinazione, ma insomma è quadrato sostanzialmente, no? E l'altro è tondo. Allora,
se voi andate fuori d'Italia, i tombini sono solo tombini. Non esiste un tombino quadrato, almeno io ho girato vari paesi e non ne ho visto. In Russia sono tondi, in America sono tondi. Poi non lo so se qualche altro paese. E perché dovrebbero essere tondi e non quadrati? C'è un motivo, vi posso dare anche un suggerimento. Tombino si chiama manhole in inglese, buco dell'uomo, perché in genere ci va a lavorare un uomo sotto, no? Ci sta. Allora, qual è il problema se il coperchio del tombino è quadrato? L'angolo può far male a qualcuno, cali con la macchina. Può essere anche di peggio, perché a parte il fatto appunto che l'angolo può fare male, giusta intuizione, ma quello, vabbè, pesante farebbe male pure se fosse rotto. Il problema è che questo può cadere nel buco se il buco è quadrato. In realtà qua, se uno guarda bene, si intuisce che qua sotto il buco è tondo, eh? Quindi questo non ci può cadere. Ma se il buco sotto è pure lui a sezione quadrata, fatto col cemento, quindi a diciamo una colonna quadrata, sezione quadrata, perché ci può cadere il tombino, il coperchio quadrato può cadere nel tombino? Se si piega. No, lascia stare che questo è... lo metti in diagonale, la diagonale del quadrato è ben più lunga del lato, quindi nonostante il bordo, quello ci va sulla diagonale. Anche la diagonale dedotta del bordo è più lunga del lato del tombino, e quello magari fa così, scivola e gli va pure di taglio a testa, quindi ammazza. Invece, se il coperchio del tombino è tondo, non c'è possibilità che il coperchio del tombino, perché il diametro è sempre lo stesso, e quindi il coperchio del tombino non può cadere. Diciamo, questi esempi, adesso vedremo anche in seguito, non sono puramente logici, perché sono dati da un'intuizione che poi viene, che viene verificata dal punto di vista logico. La logica non ci può dare l'intuizione, però ci può dare la verifica sulle nostre intuizioni, perché noi possiamo avere tante intuizioni che sono delle fesserie, allora uno fa due, diciamo, si fa un attimo il quadro, logicamente dice no, questa è una fesseria, la scartiamo, e poi magari rimangono le intuizioni più valide. Ecco, qua veniamo forse al cuore del problema, della necessità, soprattutto nel mondo moderno, del pensiero razionale. Qua è un appunto, poi possiamo discuterne un pochino, su come vi fregano quando andate al supermercato. Perché, la disposizione delle varie zone nel supermercato non è assolutamente casuale. Non è casuale, è fatta in modo per il negoziante, per la catena commerciale, di massimizzare la vostra spesa. Allora, prima cosa, l'entrata in genere sta sempre a destra e voi in genere girate in senso antiorario. Questo ha una funzione ben specifica, non mi ricordo perché, però hanno fatto gli studi psicologici, facendo così spendete di più. Ecco, per esempio a Panorama Fornia attualmente si gira al contrario, cioè contro regola, ma era pure là, si entrava a destra. Poi hanno dovuto cambiare perché hanno, diciamo, ceduto un pezzo di supermercato, e quindi a quel punto non gli veniva comodo metterlo a destra, dovevano divellere delle casse, quindi non era opportuno. Però diciamo in genere, se andate a vedere, lì della Cassino si entra a destra, Panorama Cassino si entra a destra, in genere si entra sempre a destra, al Conad qua si entra a destra. Agli archi si entra a sinistra. Sì, agli archi si entra a destra. Diciamo, l'eccezione ci sarà, quindi non è proprio una regola scritta nel... Però diciamo in genere la maggioranza dei supermercati... un'altra regola. Quello che ti serve veramente, dove sta? Sta sempre in un posto quasi inaccessibile, perché tanto quello ti serve e te lo vai a prendere. Le uova stanno qua dietro, perché dice vabbè, ma tanto quello che vuole, le uova gli servono, poi ci va.
Anzi, se poi si dimentica di vendere le uova, magari compra un'altra cosa per sostituire, che è più costosa. Allora, questo qua, che c'è scritto qua? Ce leggete? Ultima tentazione. Last temptation. L'ultima tentazione prima delle casse. Ci sta il vino, oppure il TikTok, vabbè, facciamo pubblicità, tanto è un'azienda italiana. Oppure ci sta, capite, ci stanno le caramelle, ci sta qualcosa che ti... Per un'altra regola, per esempio, questa dal punto di vista nostro. Mai andare a fare la spesa al supermercato affamati. Mai. Sicuro che ti compri qualche cosa che non avresti dovuto comprare. Ok? Poi qua per esempio, qua in mezzo ci stanno, qua c'è scritto prodotti che richiedono un sacco di tempo per pensarci, per il confronto. Qua è una... La zona della frutta, verdura, fiori è organizzata in maniera tale da dare anche una bellezza, degli odori buoni e quant'altro, perché questi invogliano a comprare, eccetera. Quindi, un'altra regola, ma qua non c'è scritta, però a livello occhi tu avrai i prodotti più costosi, i prodotti no brand, quelli meno costosi, quelli stanno sotto o stanno molto sopra. Ma a livello occhi, che tu allunghi la mano e li prendi, ci saranno i prodotti più costosi. È normale, è giusto che sia così, perché quello fa il suo mestiere. Ma se quello fa il suo mestiere ed esercita la logica per cercare, non solo la logica, anche tutto quello che si conosce sullo studio della psicologia umana e tutte queste cose, però le organizza in modo logico per cercare di massimizzare il suo profitto, normalmente tu dovresti cercare di massimizzare la tua utilità. E allora per fare questo non vuoi andare e fare la prima cosa che ti viene in mente, ci devi pensare. È chiaro? Ok. Allora, questo esempio secondo me è ancora più importante. Questo è l'incipit, cioè proprio il capitolo 1, inizia così, questo libro. Innanzitutto che cos'è questo libro? Questo libro si chiama Propaganda. Qui c'è un titolo non equivoco. Ed è stato scritto da Edward Bernays. Edward Bernays era il nipote di Freud. Questo libro è stato scritto per la prima volta, è stato pubblicato per la prima volta nel 1928. Quindi altro che Goebbels oppure le pubblicità, cioè che ne so, sistemi totalitari o che cosa. Le regole di come si organizza una propaganda sono state scritte nel 1928, regole moderne, poi è chiaro che ci sono regole ancora più antiche, però lui è stato il primo a rendere questa attività, diciamo, di tipo professionale. Ok? Per capirci, avete mai sentito l'espressione Repubblica delle banane? Che significa? Che significa? Che una Repubblica delle banane, che cos'è? La Repubblica Fantoccia. Diciamo, è uno Stato che non ha una grande organizzazione, non intendeva dire, sì, in qualche modo anche fantoccio, potrebbe andare bene, però diciamo sicuramente che non ha un apparato statale serio. No? Sapete da dove è uscita questa espressione? Questa espressione è uscita dal secondo dopoguerra, nel quale, se non sbaglio, il Guatemala aveva un presidente socialista che aveva avviato una politica di diciamo distribuzione, di recupero delle terre agrarie, distribuzione. Ora le sue politiche andavano in conflitto stretto con quelle delle multinazionali delle banane americane, che avevano investito molti soldi in Guatemala e quindi rischiavano di perdere investimenti colossali. Allora questi qua incaricarono Edward Bernays di fare una pubblicità, di screditare questa persona. No, questa persona era sì socialista, ma non aveva adesso per esempio un modo per screditare una persona, almeno in America, è quello di dire che abbia dei rapporti con la Russia. E anche allora era peggio, perché invece della Russia ci stava l'Unione Sovietica, quindi. E lui riuscì efficacemente a rappresentare il fatto che questa persona avesse dei rapporti stretti con l'Unione Sovietica, e quindi questa persona poi si dimise, poi il governo cambiò, eccetera, eccetera.
E da allora passò in, diciamo, nel linguaggio comune questa espressione Repubblica delle Banane. Un altro esempio è le multinazionali del tabacco negli anni 30, se non sbaglio, gli avevano chiesto di cercare di fare delle pubblicità per aumentare il consumo diciamo, delle fumatrici di sesso femminile, perché gli uomini fumavano ma le femmine no, era molto poco, questioni, diciamo, anche di tipo sociale, no? Quindi le femmine magari non fumavano non solo, non tanto perché non volessero, ma perché non stava bene, sostanzialmente. Allora, che cosa si inventò questo? Siccome c'erano le suffragette che protestavano per cercare di avere il diritto al voto, quindi forse erano anni 20, non 30, allora prese tre suffragette e organizzò una manifestazione nella quale queste presero le sigarette e le accesero e le brandirono come se fosse la fiaccola della torcia della Statua della Libertà. No? E quindi la sigaretta assunse un valore simbolico. Onestamente c'è da dire che lui stesso, tipo 50 anni dopo, però a danni ben fatti ormai, disse: se avessi saputo che il fumo faceva così male non l'avrei fatto. Però insomma era un genio, cioè poco da fare, questo era un genio. Allora, che cosa dice? Allora, questo è proprio, ho preso la mia mezza pagina, che poi più o meno poi continua, si dilunga, non articola, però la mia mezza pagina già stende il programma. Dice: la manipolazione cosciente, intelligente, delle abitudini organizzate e delle opinioni delle masse è un elemento importante nella società democratica. Coloro che manipolano questi meccanismi non visibili della società costituiscono un governo invisibile che è il vero potere che manda avanti, diciamo che comanda il paese. Noi siamo governati, le nostre menti sono plasmate, i nostri gusti sono formati, le nostre idee sono suggerite in gran parte da uomini di cui non abbiamo mai sentito parlare. Okay? Questo è il risultato logico del modo in cui la nostra società democratica è organizzata. Un vasto numero di esseri umani devono operare in questa maniera se devono vivere insieme in una società che funzioni in maniera, diciamo, smooth, in maniera senza sussulti, senza problemi, senza tranquilla. Allora, questo in qualche modo è inquietante, perché è inquietante? Adesso facciamo cerchiamo di capire dal punto di vista logico qual è l'obiezione che si può fare a questo programma. Cosa c'è di sbagliato o di potenzialmente sbagliato in questo programma? Vabbè, il secondo paragrafo è una constatazione, uno stato di fatto è così, era allora così e adesso anche adesso è così. Diciamo, allora, perché si arriva a questo stato di cose? Perché si arriva a questo stato di cose? È chiaro che questo è l'esito e qualcuno può avere da ridire su quest'esito. Questo è l'esito. E perché si arriva a questo stato di cose? Allora, uno potrebbe dire... Qui dice il risultato logico del sì, mondo, sì. Quindi proprio sembra proprio... È studiato. Qua è, secondo me, sì, viene studiato, è chiaro che ci sono... tante persone che passano questo, voglio dire, questo vale per tutti i leader politici, ormai la comunicazione di quello che fanno è più importante di quello che fanno, ormai sono tutti, il più fesso sa usare bene i social, più fesso. E non solo fesso, ok? Perché la gente risponde a questo? No. Un po' perché risponde, diciamo che neanche gli utenti sono tutti fessi, perché poi voglio dire,
come diceva qualcun altro, si può fregare una persona per molto tempo, molte persone per poco tempo, ma è difficile fregare molte persone per molto tempo. In verità ci stanno arrivando, ci stanno riuscendo. Perché ci stanno riuscendo? Ora, io non ce l'ho con qualcuno in particolare, quindi mi tengo fuori del discorso strettamente partitico. Perché ci stanno riuscendo? Perché le persone non hanno gli strumenti logici per analizzare, valutare. Allora, uno potrebbe dire, no, non è per questo, è perché le cose sono nascoste, governo invisibile, perché stanno nascosti, c'è questo governo fantasma, c'è questa elite, oppure ci stanno quelli che prendono le decisioni, noi non ci possiamo fare niente, non ne sappiamo niente fino a che non ci arrivano le conseguenze. No, non è così, non è così, perché in realtà in una società democratica ci sono tante voci, quindi c'è chi dice le fesserie e c'è pure quello che ti dice la verità. Il problema è che tu devi saper distinguere tra una fesseria e la verità, anzi questo è di una importanza fondamentale. Siete all'ultimo anno? Sì. Avete studiato Hegel? No, però comunque non mi serve sapere Hegel, mi serve sapere, perché questo meccanismo non l'ha inventato Hegel, l'ha inventato i faraoni 3500 anni fa. Allora, cioè, come si governa un popolo? Allora, qua c'è il cittadino, vabbè, l'omino stilizzato, ma qua ci mettiamo F1, F2, sarebbe false 1 e false 2, oppure fesseria numero 1 e fesseria numero 2, e qua ci mettiamo chi? Cioè, il cittadino si mette a scelta tra la fesseria numero 1 e la fesseria numero 2, e la verità sta completamente in un'altra parte. Quindi lui dice, chi ci avrà ragione? Lui guarda di qua, guarda di là, ci avrà ragione questo, ci avrà ragione quello? Nessuno dei due. Magari nessuno dei due. Se ci riflettete un attimo ci arrivate, che questo schema l'hanno fatto sotto al naso già più di qualche volta. Ok? Questo è stato ripetuto 3500 anni fa. Quando c'è una disputa, in genere c'è una versione che per il governo è più conveniente. Per esempio, mettiamo che io stia al governo, quindi faccio io il governo, mi assumo io le responsabilità. Allora, facciamo un esempio con uno che tanto di default è cattivo, quindi va bene. Allora, ultimamente i russi hanno fatto una legge per la quale l'età per andare in pensione per le donne passava da 55 a 65 in abbotta, mentre per gli uomini passava da 60 a 65, quindi erano 5 anni di scalone per gli uomini e 10 per le donne. Ok? Questa era la versione che stava passando. Questo fa tutto il Parlamento, eccetera. Dopodiché arriva Putin e dice no, è troppo, eh? Allora, per le donne solo a 60. Ok? Chiaramente questa è una cosa preorganizzata, perché lasciamo stare i motivi, perché poi questa cosa potrebbe essere fatta per motivi buoni, per motivi non buoni. I motivi almeno in parte ci sono, perché c'hanno un buco demografico che è uno dei buchi che si riverbera dalla seconda guerra mondiale. Comunque, dovevano fare sta legge. Allora, che hanno fatto? Per farla digerire, prima hanno detto 10, poi un altro arriva, un altro dice 5, fanno un po' di battibecco, allora dici, chi c'ha ragione, quella da 10 o quella da 5? Quella da 5. Meglio,
e 10. Intanto te la pigli. E intanto l'aumento di 5 c'è stato. Facciamo un altro esempio. Un domani, quando, se Dio vuole, avrete dei figli, generalmente se c'è un bambino piccolo, però già capace di 4-5 anni, fai questo, no, fai questo, no, senti, o fai questo o fai questo. Allora voi ci pensi e scegli la meno peggio. Naturalmente tu gli hai dato due versioni di cui anche la meno peggio ti andava sostanzialmente bene. Che capacità di adattamento. Ma perché lui gli dai una scelta, gli dai una scelta. Tante volte, ecco, adesso questa la slide non ce l'ho, però quando voi trovate un, per esempio, andate in un negozio di scarpe e trovate tre paia di scarpe, allora ce ne sta, che ne so, uno più economico, costa 20 euro, poi ce ne sta un altro che costa 50 euro, però sono, diciamo, li attirano perché hanno tre. Poi ce ne sta uno che, diciamo, fesseria in più e sta 90 euro. Allora, quello che sta a 90 euro non serve ad essere venduto, tranne qualche fesso che se lo compra, ma serve a far vendere quello da 50. Perché tu vedi, quello da 50 dice, guarda, quello c'ha soltanto quella borchia in meno rispetto a quell'altro e costa 40 euro in meno, vi sembra di fare un affare. Invece no. Però vi ha spostato l'attenzione dal confronto con quell'altro che magari poteva rispondere lo stesso alle vostre esigenze e essere più economico. E quindi ci sono questi discorsi, vengono fatti. Qua stiamo parlando di psicologia, però il tutto viene organizzato in maniera assolutamente logica. Ok? Quindi il problema è che il meccanismo è psicologico, ma se tu ne vuoi uscire devi pensare, perché se non pensi sei fregato. È chiaro? Ok. Allora, infatti io credo che questa massima di Einstein sia abbastanza efficace, non perché metta dei limiti, questa sembra mettere dei limiti, svalutare il pensiero razionale, invece secondo me non lo svaluta per niente. Cosa dice? Lui dice la mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele servitore. Noi abbiamo creato una società che onora il servitore e si è dimenticata del dono. Sono d'accordo al 90%. Il problema è che devi avere il fedele servitore. Se non c'è il fedele servitore, puoi avere quanto dono vuoi, poi non lo sai sfruttare. Se io ho l'intuizione giusta, ma non so argomentare, ma arriva quell'altro che fa due o tre argomentazioni logiche stringenti, e vince lui. Perché gli altri, se hanno un po' di logica, sanno valutare, e alla fine vince lui. Eppure è giusto che sia così, se non c'ha il fedele servitore. Cioè un uomo che ha una persona che abbia un bagaglio logico decente non si fa infinocchiare, può argomentare, può combattere, è l'arma con la quale possiamo combattere. Le argomentazioni sono una sorta di, diciamo, di combattimento verbale, non sono. Quindi è giusta la cosa, perché andrebbe, ma questa, quello che dice Einstein presuppone uno schema cooperativo. Se invece tiriamo a fregarci, è chiaro che io ho tutte le armi, e le armi della logica sono potenti. Quindi è giusto che l'intuizione, noi campiamo grazie a tante intuizioni, se andate a vedere tutti i prodotti della vita quotidiana vengono da intuizioni certe volte geniali, che sono al servizio di tutti, perché ormai quando una cosa si è saputa poi si copre. Però, e poi dopo uno magari si scorda pure di chi l'ha fatto, dimentica pure di chi l'ha fatto, però diciamo, certe altre volte invece conta, per esempio, a volte si dice l'articolo quinto, chi c'è soldi ha vinto, insomma, oppure conta chi ha più potere, chi ha più soldi, chi ha più logica, cioè le armi del combattimento. Ok, torniamo alla base. Allora, che cos'è un'argomentazione? L'argomentazione è costituita dal raggruppamento di affermazioni. Sono delle affermazioni messe insieme. Allora, che cos'è un'affermazione? Non tutte le frasi sono affermazioni.
Le seguenti lo sono. Oggi abbiamo quasi finito, un altro paio di slide, poi chiudiamo e poi facciamo una discussione su quello che è. Allora, il rame è un metallo, è un'affermazione. La mela è un ortaggio, è un'affermazione. L'Italia ha vinto i campionati di calcio nel 70, è un'affermazione, nel 70. Napoleone ha perso a Waterloo, è un'affermazione. Che avete notato? Loro l'hanno notato. Due sono giuste e due sono sbagliate. Due sono vere, sono fatte, meglio dire, e due sono false. Allora, quali sono quelle vere? Il rame è un metallo, è vero. No, allora, chi ha vinto nel 70? Buonanotte. Brasile 4-1. C'è un abisso generazionale, il primo che mi ricordi. Allora, i mondiali del 70 sono quelli, perché bisogna trasmettere qualcosa alle future generazioni, sono quelli delle famose semifinali contro la Germania finite 4-3, Italia-Germania 4-3, ci hanno fatto pure il film, nella quale stavamo vincendo 1-0, poi pareggia Schnellinger al 47esimo del secondo tempo 1-1, terzino della partita. All'inizio dei tempi supplementari fanno un passiccio in difesa, segna Müller 2-1 e poi invece l'Italia si riscatta 2-2. A Gaeta mi ricordo il giorno appresso mio padre, avevo 7 anni, mio padre mi porta a fare i capelli, avevo quasi 7 anni perché faceva agosto, mi porta a fare i capelli e si diceva che c'era un povero pensionato che gli aveva preso un infarto al 2-1 della Germania, quindi non si era visto manco. Poi invece in finale crolliamo, c'era 1-1 proprio il secondo tempo, ci fanno neri e perdiamo 4-1 col Brasile. Quindi le due centrali sono false, invece è vero che Napoleone abbia perso Waterloo ed è vero che rame è un metallo. Le seguenti frasi non sono delle affermazioni. Andiamo a vedere un film. Non è un'affermazione, è una proposta. Quindi non è che è giusto o vero o falso. Io sto dicendo andiamo a vedere un film, se ci vuoi venire bene, se non ci vuoi venire. Dovresti studiare di più. È un suggerimento. Nel senso, se sto parlando con te, se faccio una potrebbe anche essere un'affermazione, posso dire, Tizio dovrebbe studiare di più, questa potrebbe essere un'affermazione, però se sto dando un suggerimento non è. Mi presti il dizionario, una domanda, oppure smettila subito, c'è un comando, mannaggia la miseria questa, no? Adesso finiamo con il sillogismo, perché poi dopo la prossima volta faremo parecchi esempi, lavoreremo a partire da questo. Che cos'è il sillogismo? È il transistor della logica. Voi, qualcuno di voi fa elettronica? Elettrotecnica. Beh, benissimo, quindi transistor, almeno sapete che cos'è. C'ha due ingressi e un uscito. Ok? Quindi, perché è importante, più in elettronica che in elettrotecnica, però, perché è importante? Perché è l'elemento base per costruire i circuiti, no? Perché qua ci fai tante cose, certo, puoi fare anche dei circuiti molto semplici, che una lampadina non c'ha bisogno di un transistor, però per fare le cose più sofisticate ci vuole un transistor. Le prime radioline si sono apparse quando hanno inventato il transistor, perché invece volevano le valvole e erano grossissime. Quindi nel 57, se non sbaglio, la metà del transistor già 2-3 anni dopo circolavano le prime radioline. Il transistor della logica è il sillogismo. Esempio di sillogismo valido: tutti i reati sono violazioni della legge, la corruzione è un reato, quindi la corruzione è una violazione della legge. Questo è lo stesso schema di tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, quindi Socrate è mortale. Okay? Questo è il classico schema. Cioè, per gli elementi di un certo insieme vale una certa proprietà, x sta in quell'insieme, per x vale quella proprietà, è logico, no? Se vale per tutti, diciamo, tutti gli studenti che stanno qui abitano nel centro sud, ok?
che c'è il tornato al nord, non è che viene tutti i mattini a Cassino. Magari qua posso dire centro-sud, perché magari ci sta qualcuno che sta via dalla provincia di Casetta, non lo so. Però centro-sud è molto quasi sicuro. Allora, prendo a caso uno studente, è chiaro che abbia il centro-sud. Se vale per tutti, vale anche per lui. Esempio di sillogismo non valido. Alcuni reati possono essere estinti con una multa. L'omicidio è un reato, quindi l'omicidio può essere estinto con una multa. Perché non è valido il sillogismo? No, non sto dicendo perché non è vera l'affermazione finale, sto dicendo perché non è valido il sillogismo. Perché solo alcuni, quindi quando vado a prendere un determinato reato, che ne so? Allora, per esempio, se vado a prendere, diciamo, un'ingiuria verbale, allora, l'ingiuria è un reato, quindi l'ingiuria può essere estinta con una multa. È vero, magari, ma il sillogismo lo stesso non è valido, perché il ragionamento non funziona. Te ne accorgi magari, vai a fare un'ingiuria ad Abu Dhabi, o in un altro paese dove là non si estingue con la multa, la taglia alla destra. Sì, meglio la lingua così. Almeno è meno cruento, no? Più appropriato. Vabbè, allora, la presentazione di oggi termina qua, poi se volete rivedere qualche cosa o vogliamo aprire la discussione su qualche tema specifico, adesso facciamo una piccola pausa e poi discutiamo.